Buongiorno Amigli, la sosta delle squadre, insomma, del campionato mi permette anche di parlare abbastanza di Fiorentina, pure perché sta succedendo la qualunque in questi giorni. Comunque vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, a condividerlo con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete e ad iscrivervi anche al mio profilo Instagram, Alessandro Catto 9191. Allora, parliamo di Chiesa. Perché in questi giorni sta rimbalzando la notizia di una offerta del Tottenham per Chiesa vicina ai 100 milioni. Siccome le acque in casa Fiorentina sono agitate e anche a livello di giocatori non abbiamo certezze, perché non abbiamo nessuna certezza, non sappiamo chi sarà l'allenatore, non sappiamo chi sarà il DS, non sappiamo in quali acque stiamo navigando, volevo fare un po' il punto su Chiesa, che poi è il giocatore più forte e rappresentativo della nostra squadra. Allora, c'è chi dice che Chiesa può essere ceduto o addirittura che sicuramente verrà ceduto da giugno. Io non sono convinto, lo dico adesso che siamo grosso modo a metà marzo, me ne assumo le mie responsabilità, ma io non credo che Chiesa lascerà la Fiorentina quest'anno. E per due motivi sostanzialmente. Il primo, che è il più grosso, è perché Chiesa è ancora molto giovane. Ha dei numeri spaziali, cioè un giocatore fortissimo che ha avuto una crescita anche esponenziale negli ultimi mesi. È veramente lui l'uomo squadra di questa Fiorentina, capitano sul campo ormai. Però credo che non sia questo il momento giusto per lui per andare via da Firenze, perché rischierebbe di imbottigliarsi andando a giocare in certe squadre nelle quali non avrebbe la continuità di gioco che ha a Firenze, rischiando anche un po' di mettere un tappo alla sua carriera in un momento nel quale invece ha molto bisogno di giocare, perché può veramente crescere sul campo e acquisire un'esperienza che in una big ad oggi non so se avrebbe. E quindi io penso che Chiesa un altro anno, non parlo di 5-6 anni, parlo di un altro anno, secondo me un altro anno Chiesa a Firenze lo può fare. Specie se si dovesse lavorare con intelligenza dal punto di vista dell'arrivo di un nuovo allenatore l'anno prossimo, di una costruzione di una squadra comunque razionale, non al ribasso, per me Chiesa potrebbe restare l'anno prossimo. E non mi vedo questa sicura partenza di Chiesa. È più probabile che, se di cessioni si dovrà parlare, vengano ceduti dei profili come Milenkovic, come Veretout, ma la cessione di Chiesa quest'anno, quest'estate, non me la sento. Poi un altro motivo è anche perché c'è un'incertezza sulle pretendenti, perché se il Tottenham offre 100 milioni, la valutazione per i prezzi che ci sono adesso, che spesso sono folli, attorno a quel costo, se la valutazione di Chiesa, diciamo, è attorno agli 80 milioni, 90 milioni, anche perché Chiesa comunque è forse ad oggi il miglior prospetto della nazionale italiana e di quella generazione lì, lui e Zaniolo per me sono i due migliori, ma mentre Chiesa ha già dimostrato molto, Zaniolo ha fatto quest'anno qualche gara, diciamo, da fenomeno. Chiesa ad oggi è il miglior prospetto giovanile della nazionale italiana. Quindi il costo è sicuramente molto alto. Se noi vediamo alle società italiane che possono puntarci, parliamo della Juve, che di solito è quella più attenta a questo tipo di profili, ma la Juve in quel ruolo non ha bisogno grosso modo di giocatori, perché ha già Bernardeschi, ha Cuadrado, ha Douglas Costa, i vari Cristiano Ronaldo. Cioè, se la Juve continua a giocare col 4-3-3 di esterni d'attacco, a mio avviso ne ha già abbastanza. Lo stesso Cancelo per certi versi è un esterno abbastanza sull'offensiva, quindi ha un tripudio di giocatori in quel ruolo lì la Juve. Non credo gli serva un Chiesa, a meno che non voglia veramente fare la collezione, ma non è un'urgenza quella della Juve per arrivare a Chiesa. L'Inter non penso che vada a spendere una cifra del genere su di un unico giocatore in un ruolo anche lì in cui ha già diverse tegole o pegole da amministrare, con i vari Keita, Riscatto di Politano, i vari Candreva, Caramo. Non penso sia un giocatore che può interessare all'Inter. La Roma non penso, perché ha un costo troppo alto il giocatore, non me lo vedo, diciamo, un giocatore da Roma. Resta il Milan, ecco, il Milan forse a livello di squadre italiane è la squadra che, in cui più di altre potrebbe andare a giocare Chiesa, e me lo vedrei anche bene.
Cioè, se io fossi Chiesa e mi dicessero scegli una squadra italiana in cui andare a giocare a parità di offerta, a parità di prezzo e tutto, sceglierei il Milan, perché in quel ruolo là effettivamente può garantirsi una titolarità che per esempio alla Juve non sarebbe garantita. Il Milan a livello di esterni d'attacco ha e non ha. Gioca comunque spesso con un 4-3-3, che è un modulo in cui Chiesa ha sempre bene o male giocato e si è adattato. Il problema qual è? Che anche lì a livello di costo non penso che il Milan sia disposto, sia nelle disponibilità, di sborsare una cifra così grande, a meno che di non inserire nella trattativa diverse contropartite tecniche. Si parlava tempo fa di una trattativa tra Milan e Chiesa con Cutrone, Castillejo e Laxalt più un conguaglio in denaro, anche quella può essere un'alternativa. Però non lo so se sia un'operazione fattibile, insomma, credo che a perderci sarebbe la Fiorentina, tutto sommato, e credo anche che i Della Valle, visto che non hanno urgenze economiche, cioè è vero che non spendono, però è anche vero che non hanno l'urgenza di cedere subito i giocatori, lo si è visto l'anno scorso. E per quel che riguarda l'estero, sì, possono esserci i vari Real Madrid, i vari Tottenham, magari i Chelsea. Gli Arsenal però sono piste abbastanza insondate e ripeto, non mi vedo il giocatore subito lasciare la Fiorentina questa stagione per andare verso dei lidi, tra virgolette, inesplorati. Non me lo vedo. Quindi io penso che Chiesa possa rimanere un altro anno. Anche lui, per esempio, su Instagram, spesso in dei post, fa anche intendere che non è che ha questa pressa di andare via. Anche nelle dichiarazioni lo si sente molto legato a Firenze. Lo stesso Enrico Chiesa è uno che non ha mai fatto pressioni al figlio per andare via, anzi, quindi diciamo la famiglia è tranquilla, è una famiglia tranquilla. Il giocatore a Firenze è praticamente il miglior uomo che abbiamo in squadra, ha trovato una dimensione giusta, quindi non sarei preoccupato da quel punto di vista lì. Anche perché vi dico una cosa che magari può sembrare stonata, però se Chiesa effettivamente viene venduto per 80-90 milioni e noi tifosi viola abbiamo la garanzia che quegli 80-90 milioni vengono totalmente reinvestiti nel mercato, magari comprando 4-5 giocatori da 15-20 milioni di euro per rafforzare la squadra, si rischierebbe magari di avere una Fiorentina come quella di 3-4-5 anni fa, nella quale non hai un fuoriclasse assoluto, però hai 11 giocatori di livello europeo. Quindi non è neanche totalmente vero che la Fiorentina, se va via Chiesa, è una società che ci rimette o va in sfacelo. Dipende da quanti soldi entrano e da quanti soldi vengono reinvestiti in eventuali acquisti per rafforzare la squadra. È meglio avere una squadra di 11 buoni, buonissimi giocatori, piuttosto che avere una squadra con 5 giocatori mediocri, 4-5 giocatori buoni e un fenomeno che sta lì a sacrificarsi per il nulla, capito? Meglio avere una squadra più equilibrata. Quindi io non è che metto veti alla cessione di Chiesa, non è che sto dicendo non bisogna assolutamente vendere Chiesa. Dipende. Se Chiesa se ne va per 90-100 milioni con la garanzia che questi soldi vengono totalmente reinvestiti nella squadra, per costruire una Fiorentina competitiva, magari con un allenatore competitivo, per certi versi è anche giusto, perché per fare una Fiorentina a livello di Chiesa negli anni dovresti fare una super formazione da scudetto. E dubito che questo avvenga. Io dico solo che non credo che Chiesa se ne vada da quest'estate. Un altro anno a Firenze io Chiesa me lo vedo. Se così non dovesse essere, se dovessi sbagliarmi, spero, ripeto, che almeno venga ceduto con dei buoni ritorni economici, insomma, con dei buoni ritorni economici da reinvestire tutti nella squadra. Bene, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e a risentirci presto.